delle vetrine della sezione preistorica del Museo Archeologico Nazionale di Taranto sono dedicate al neolitico della città e più in generale del territorio pugliese. In particolare la vetrina alle mie spalle ospita reperti che veicolavano durante il neolitico un particolare significato simbolico. Vorrei concentrare la mia attenzione su quelli che ho qui al mio fianco. Si tratta di due pintadere che provengono dalla grotta di Porto Badisco. Altre due sono ospitate in una vetrina poco più avanti e provengono dalla caverna dell'erba di Avetrana. Il termine pintadera viene utilizzato per la prima volta nell'etnologia attorno al 1500 per descrivere stampini utilizzati dalle popolazioni del Sud America per imprimere sulla pelle tatuaggi non permanenti. Si tratta di piccoli stampi, se noi li guardiamo presentano una superficie decorata, nel caso di Porto Badisco in un caso presenta una sintassi geometrica, nell'altro caso invece una decorazione a spirali, che sulla parte posteriore presentano una presa in modo tale da poter essere appunto utilizzate come stampo. Che cosa poi in realtà stampassero non è chiaro, se anche nei contesti italiani e più in generale neolitici venissero utilizzati come stampi per imprimere tatuaggi non permanenti, oppure se venissero usati invece per stampare tessuti, oppure addirittura il pane da poi cuocere nei forni comuni. Quello che è certo è che veicolavano una qualche forma di significato simbolico. Sulla loro origine si pensa a uno o più luoghi nel vicino Oriente attraverso i quali questi reperti poi vennero veicolati in Italia attraverso i Balcani, insieme a quell'insieme di innovazioni che noi chiamiamo pacchetto neolitico, che fa di questo periodo un momento veramente rivoluzionario. Potete ammirare le pintadere di Porto Badisco nella sala dedicata alla preistoria, quindi la sala 2, al secondo piano del museo.